dopo che Gabriel e Oliver, i miei figli, hanno fatto nascere loro, ovvero gli Aqua Dragons, che in realtà sono artemie saline, dei crostacei di acqua salata, io voglio provare a far nascere queste, le Fairy Shrimps. Sono dei gamberetti simili alle artemie, ma che vivono in acqua dolce. Ecco qui la capsula con le ovettine. Le farò schiudere in questa bottiglia, un po' come si fa con le artemie. L'acqua è per metà acqua di rubinetto, per l'altra metà acqua dell'acquario, in modo che quando nascono hanno magari qualcosina di cui nutrirsi. Wow, le prime schiuse già dopo solo 12 ore, incredibile. Guardiamone una al microscopio. I piccoli appena nati si chiamano naupli, si nutrono di microorganismi unicellulari come alghe, funghi e batteri. Crescono facendo delle mute e cambiando aspetto, esattamente come triops e artemie saline, a cui assomigliano molto. A differenza di queste ultime, le fairy shrimps si riproducono sempre deponendo le uova, mentre le artemie sono in grado anche di riprodursi partorendo direttamente i naupli. Se si trovano in una situazione ambientale avversa, come l'avvicinamento della cattiva stagione o il disseccamento della pozza, deporranno delle uova con il guscio più spesso, in modo da resistere molto più a lungo. In laboratorio sono stati fatti degli esperimenti, esponendo le uova ad una temperatura che va da meno 199 fino a 99 gradi, e si sono schiuse comunque. Stessa cosa per le altre che sono state conservate 15 anni. Quella sacca che si vede tra torace e addome e che sembra si portino dietro con tanta fatica contiene le uova che verranno rilasciate quando pronte. Questi simpatici animaletti nuotano con il ventre all'insù e sono fototropici, cioè si dirigono verso la fonte di luce che li illumina. In acquario vengono nutriti con lievito o spirulina, un'alga unicellulare. Le loro uova e i consigli di allevamento si possono trovare facilmente in internet.